Allora ragazzi, io vedere la Gazzetta dello Sport che ci mette ultimi, no? Proprio ultimi nella classifica immaginaria, no? Di fine campionato ci mette ultimi. E la cosa mi piace tanto. Mi piace tanto perché la Gazzetta dello Sport è quella che ci ha messo ultimi il primo anno, è quella che ci ha messo penultimi il secondo anno, cioè parlo di 2 anni fa, l'anno scorso, è quella che ci rimette ultimi quest'anno. Questo per farvi capire quanto oggi i giornalisti capiscano di calcio, perché loro fanno le classifiche in base ai nomi delle squadre. Il Lecce oggi viene preso ancora come una squadretta così. E a me questa cosa fa piacere, perché poi sono cose che io mi segno con i nomi dei giornalisti, me le lascio lì nella mia cartellina e un domani le calcio come ho fatto l'anno scorso. Come ho fatto l'anno scorso, caro Trevisan, cioè l'anno scorso, caro Francordine, sono state fatte delle classifiche, anzi 2 anni fa proprio, non ne parliamo. Ma l'anno scorso, con una squadra rinnovata, una squadra diciamo forte a livello di salvezza, no? Io giuro, io e voi mi conoscete, chi mi conosce dico no, sa, anzi poi parliamo anche di chi mi conosce, sa che io ho sempre detto, ragazzi, per me il Lecce è forte, e non lo dicevo perché sono leccese, lo dicevo perché per me il Lecce era forte. Ma vedere pure, adesso parliamo di Corbino, no? E vedere questi giornalisti che cioè, ti mettono lì solo perché ti chiami Lecce, a me fa ridere, fa ridere. Ricordatevi, ragazzi, che il primo anno il Lecce fu messo ultimo, ma gli davo anche poco di ragione a questi. Gli davo poco di ragione perché noi, ricordatevi che in attacco avevamo Colombo, però il Colombo di 2 anni fa, e cosa, no? Se sai. E allora, diciamo, se sai, abbiamo visto che carriera ha fatto, noi con quelli ci siamo salvati. Ci siamo salvati, certo, avevamo Yulman, avevamo un Baschilotto che era esploso, avevamo tante cose, però ecco, se nel primo anno qualche tifoso di Lecce poteva avere dei dubbi, il secondo anno, cioè, ma io stesso, il primo anno magari vedo la rosa e dico, ma non avevamo calcolato l'esplosione di Yulman, non avevamo calcolato i gol così usciti. Bellissimi poi, no? Tipo Colombo a Napoli, no, tante cose non le avevamo calcolate. Primo anno di Serie A dopo, diciamo, la promozione, perché avevamo fatto la Serie B. Però ragazzi, va benissimo per me essere messo. Ecco perché io guardo più YouTube che i giornalisti, perché io su YouTube trovo gente che ne capisce più di calcio che dei giornalisti, perché se i giornalisti parlano per nome, a loro interessa il nome della squadra, no? Gli youtuber parlano, diciamo, ecco perché guardo Fantapolin, cioè molti youtuber che per me sono bravi, molto più dei giornalisti, ok? Comunque, ragazzi, detto questo, 10 secondi, perderemo Dorgu per una giornata, ma ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure, perché molti dicevano, lo perderemo per 2 giornate. Mi è arrivato un commento, chi me l'ha scritto, vabbè, mi è arrivato un commento ieri o l'altro ieri di uno che mi diceva, ma sei troppo aziendalista. Io sono aziendalista, io, che l'anno scorso mi diceva del contrario, quando con D'Avezzo abbiamo cominciato a perdere 7-8 partite, ho cominciato ad impazzire contro la società, contro Corvino pure. Ma ricordatevi sempre, come lo dico per gli altri, lo dico per me. Quando si critica è perché vuoi bene a qualcosa, quindi critichi perché non arrivano i risultati e allora le cose iniziano a darti fastidio. Ma non mi interessano, lo sapete, io, chi mi conosce, chi mi segue da tempo sa come sono uno molto che prende le cose molto, cioè io quando il Lecce perde sto male, quando il Lecce vince
Sto bene, cioè la settimana me la passo bene. Questi 15 giorni a me stanno pesando molto di meno di una sosta, di una qualsiasi sosta, perché arrivo da una vittoria e la prendo a ridere. E questo non significa che io non mi rompa le palle quando c'è la sosta, perché a me queste soste mi sanno di tempo perso, di tempo perso. Però ragazzi, ha parlato Corvino, no? E ha detto: abbiamo fatto tante operazioni in entrata, in uscita, per la prima squadra, per la primavera, ed è vero. Abbiamo fatto, diciamo, un'operazione ogni 2 giorni, no? Se prendi il numero di operazioni, ed è vero. Sono arrivati a Lecce 3 nuovi titolari che hanno preso il posto degli altri titolari, Gilbert, Gaspar e Pierret. E ragazzi, hanno dato già la loro impronta, no? Hanno già fatto vedere. Tra errori e cose buone, non sto dicendo solo non sto parlando solo positivamente, ma anche in maniera negativa, perché ragazzi, ricordatevi che siamo in Lecce, ci dobbiamo salvare, non dobbiamo vincere lo scudetto. Quindi ci sta l'errore di Gaspar con l'Inter, ci sta l'errore, ci stanno, ci stanno. Però ragazzi, io volevo solamente mettere i puntini sulle i e dire che domani parleremo di Corvino, ragazzi, perché a pomeriggio, poi vediamo a che ora torno. E perché ieri parlavo sempre con il mio amico Danilo su WhatsApp, ci scambiavamo commenti e parlavamo di Corvino e di Trinchiera. E perché io il futuro lo vedo positivo con Trinchiera accanto a Corvino oggi. Vabbè, ma lasciamo perdere. Quindi Corvino ha parlato in una conferenza, come al solito lui, le conferenze stampa di Corvino sono davvero qualcosa di spettacolare, cioè diventa uno spettacolo guardare Corvino e te lo godi proprio quando metti il video, no? Ti godi Corvino. E io, ragazzi, posso pure sembrare tutto l'aziendalista che voglio, ma io bacerò sempre a terra, non solo per la società, come dico sempre, ricordiamoci che la società del Lecce è una società che oltre ad essere, cioè oltre queste persone, oltre ad essere presidente, vicepresidente, sono leccesi. Sono tifosi del Lecce e questa è una cosa che si possono permettere in pochi. Ecco, allora se mi dite questa cosa qua e mi chiamate aziendalista per questo, a me va benissimo, ma io sono sempre il primo che l'ha in testa. Ah, ma ci sono Nick, Joe che possono confermare quando c'è cioè gente che mi segue da parecchio, cioè da quando ho aperto il canale, sa che quando c'è da criticare non mi tiro certo indietro. Quindi sentire Corvino per me è musica per le orecchie. Io ragazzi, solamente il fatto di avere ancora, di guardare ancora Gallo e Dorgo, che fanno parte del Lecce, quindi di guardarli mentre in queste partite, in questo campionato, giocano nel Lecce, già per me quella è una vittoria, è una vittoria. Vedere Cristo vicino all'attacco per me è una vittoria. Vedere Rebic poi, uno che è arrivato adesso, su Rebic poi ci parliamo perché nella conferenza stampa Corvino ha detto delle cose simpatiche, per me è una vittoria. Ok ragazzi, questo significa essere aziendalisti? Allora sono un aziendalista, forza Lecce.